Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati qui sulla nostra galassia. Man mano che sempre più giocatori completano la campagna principale, quindi raggiungono il livello 30, iniziano a potenziarsi e ovviamente vogliono andare a droppare più mitici o leggendari possibili. Questo però avviene tramite ovviamente la fortuna del giocatore, o meglio del proprio player, ma come funziona questa fortuna e come viene modificata tramite l'equipaggiamento? Andiamolo un attimo a vedere. La fortuna è ovviamente un'iscrizione che può essere casuale su qualsiasi arma, equipaggiamento o componente, sebbene in realtà nel gioco si chiami fortuna supporto. Presumibilmente più oggetti un giocatore equipaggia, ovviamente, più in teoria questa iscrizione funziona e di conseguenza un giocatore aumenta la sua probabilità di drop di mitici o leggendari. Ma in realtà non è proprio così. Quindi andiamo un attimo a vedere come funziona realmente la fortuna in Anthem. Mettiamo un esempio che il vostro player non abbia assolutamente, il vostro strale non abbia assolutamente alcuna iscrizione che riporta la fortuna supporto. Ebbene, vuol dire che voi avete fortuna supporto 0, quindi tutto il drop che voi andrete a prendere sarà totalmente casuale e non influenzato da agenti esterni. Ebbene, per iniziare ad influenzare la fortuna e di conseguenza avere un miglioramento del red drop, dovreste in realtà non avere solo ed esclusivamente un'iscrizione fortuna supporto, quindi per esempio il più 25%, ma dovrete raggiungere una soglia che è il 100% della fortuna supporto. Quindi dovrete avere più pezzi con fortuna supporto che, sommati tutti assieme, danno un più 100%. Una volta raggiunta questa soglia, tutto ciò che verrà dopo il 100% fortuna supporto sarà un'aggiunta a quello che voi andrete a droppare. Di conseguenza, se avrete il 120%, in realtà voi avrete solo ed esclusivamente il 20% in più di fortuna supporto e di conseguenza avrete il 20% in più di possibilità di droppare o un mitico o di conseguenza un leggendario. Questo cap massimo si può raggiungere fino al 190%, non si può andare oltre. BioWare però non ha condiviso tutti i suoi segreti. In realtà c'è un altro fattore che è stato discusso su Twitter e che io adesso ovviamente vi riporto per darvi una mano. Quando voi comunque raggiungete il 190%, quindi mettiamo il massimo della fortuna supporto che potete installare sul proprio strale, sul vostro strale, in realtà questa percentuale non va a influenzare determinati tipi di mostri. L'esempio è che un Ursix o un Titano hanno un red drop a parte, una percentuale maggiore già di suo e di ovviamente di droppare mitici leggendari e di conseguenza la vostra fortuna supporto non funzionerà come dovrebbe per quanto riguarda quel determinato mostro. Quindi, se noi dobbiamo andare a farmare, per esempio, quando andiamo ad incontrare determinati tipi di mob più forti degli altri, la nostra fortuna supporto in pratica non funzionerà, perché già all'interno di quel mob ci sarà una percentuale di drop maggiore e di conseguenza va ad annullare quella che voi in realtà avete sul vostro strale. Questo ovviamente è tutto quello che sappiamo fino ad ora per quanto riguarda la fortuna e quindi il drop per migliorare, in realtà il drop rate che avete in Anthem, e di conseguenza dovrete basarvi su quello che io vi ho appena detto per poter migliorare o per poter riuscire a droppare molto di più mitici o leggendari. Spero di esservi stato utile, con questo è tutto, GG a tutti quanti.